Buongiorno agli ascoltatori, da Fabio Sebastiani in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Diamo un'occhiata alle notizie del nostro giornale radio, cominciando dagli esteri. È cominciata l'era Trump, il battesimo del nuovo presidente americano. È stato segnato ieri da due attacchi che hanno fatto rumore: quello di John Brennan, capo della CIA, e quello dell'attrice Meryl Streep, che si è commossa parlando del brutto episodio del giornalista disabile sbeffeggiato da Trump. Intanto le nomine nei posti di comando fatte dal nuovo presidente americano non fanno ben sperare per il mondo del lavoro. Si tratta di imprenditori, economisti e uomini di potere segnati da una cultura profondamente neoliberista. Così ha commentato Fausto Durante, responsabile delle politiche europee e globali della CGIL. Spostiamoci in Europa. Stop all'ingresso del Movimento 5 Stelle nel gruppo dei liberali ALDE all'Europarlamento. Il leader Verhofstadt è stato costretto alla retromarcia per il no dei liberali francesi e tedeschi. Caos nel movimento dopo che il 78% dei militanti aveva detto sì alla svolta. Qualcuno ora sostiene la necessità di chiedere scusa a Farage. Sono arrivata alla conclusione che non ci sono sufficienti garanzie di portare avanti un'agenda comune per riformare l'Europa, ha dichiarato l'ex premier belga Verhofstadt, aggiungendo che non c'è abbastanza terreno comune per procedere con la richiesta del Movimento 5 Stelle di unirsi al gruppo ALDE. Rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave, ha aggiunto. Tuttavia, nelle questioni degli interessi condivisi come l'ambiente, la trasparenza e la democrazia diretta, il gruppo ALDE e il Movimento 5 Stelle continueranno a lavorare strettamente insieme. Potrebbe arrivare già domani pomeriggio, siamo alle notizie dall'Italia, il verdetto della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità dei tre quesiti referendari promossi dalla CGIL su voucher, licenziamenti illegittimi e responsabilità negli appalti. La CGIL è pronta a commentare la scelta dei giudici della Consulta, ma soprattutto a rilanciare una nuova grande campagna nazionale dopo quella dello scorso anno, che ha portato alla raccolta di 3 milioni di firme. Se la Corte darà parere positivo sui referendum, si potrebbe votare tra il 15 aprile e il 15 giugno. Solo nel caso di elezioni anticipate il referendum verrebbe sospeso per un anno. Intanto l'Unità oggi cerca di correggere il tiro dopo l'attacco del direttore Stein a Susanna Camusso e al sindacato sul Manifesto, scrive Luigi Ferraioli. I referendum sono fondamentali non solo per i lavoratori ma per tutta la democrazia. Intanto volano la disoccupazione giovanile, i voucher e le occupazioni precarie. Il Manifesto titola su questo: promessi giovani. E sempre rimanendo nel campo sindacale, ripresa ieri a Palermo la protesta dei lavoratori di Almaviva con un presidio davanti ai cancelli della sede di Almaviva Contact di via Marcellini, al quale hanno partecipato i 60 addetti assorbiti da Exprivia e destinati a trasferimento a Rende in provincia di Cosenza da mercoledì prossimo, quindi da domani, alla manifestazione indetta per opporsi ai trasferimenti che si tradurrebbero in licenziamenti in caso di mancata presentazione, ha partecipato un centinaio di lavoratori. Oggi si terrà invece un presidio spontaneo davanti alla sede Enel in via Marchesia di Villa Bianca e domani davanti alla sede di Esprivia. Ieri la SLC CGIL di Palermo ha sollecitato la richiesta di incontro al Ministero dello Sviluppo. Chiediamo che si chiarisca finalmente questa farsa del trasferimento, hanno detto i sindacalisti. Se non arriva un segnale continueremo con le manifestazioni di lotta, ha sottolineato Maurizio Rosso, che è il segretario provinciale SLC CGIL. Pensavamo e continuiamo a pensare che sia arrivato il momento di parlare di uno sviluppo industriale di questo settore con i propositi discussi al Ministero. Una regolamentazione precisa e chiara e un fondo dedicato per creare occupazione stabile e strutturata. Non permetteremo che si giochi con la vita dei lavoratori. Un'altra vertenza importante è quella di Alitalia. Se qualcuno volesse capire in che stato versa l'Italia, basterebbe quanto avvenuto in questi mesi ed oggi per rendersene conto. Così ha commentato il segretario nazionale della FILT CGIL Nino Cotorillo sulla situazione della compagnia aerea, sottolineando che da mesi viene quasi quotidianamente annunciato un piano industriale che dovrebbe affrontare la crisi. Da mesi si susseguono notizie vere o bufala. Non è mai dato sapere che preannunciano tagli occupazionali pesantissimi. L'ultima, appunto, lo sottolineiamo, è di circa 1.600 dipendenti in meno per l'Italia. Da mesi dietro le diplomatiche affermazioni ad uso mediatico è in atto, aggiunge Cotorillo, una feroce
tensione tra gli azionisti di Etihad e banche in primo luogo. E sempre da mesi i sindacati e i lavoratori richiedono e attendono che si apra un confronto di merito sulla reale situazione produttiva e finanziaria e sulle decisioni che si dovrebbero assumere. Cambiamo argomento e parliamo di scuola. Le iscrizioni online si faranno dal 16 gennaio al 6 febbraio, mentre da oggi parte la fase di registrazione sul portale dedicato www.iscrizioni.istruzione.it. Da questa settimana le famiglie potranno comunicare e registrarsi sul portale e ottenere le credenziali da usare al momento dell'iscrizione dell'anno scolastico 2017-2018. Le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2017, come previsto dall'annuale circolare diffusa nelle scorse settimane dal Ministero dell'Istruzione. Quest'anno chi ha già un'identità digitale, la SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, potrà utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione. Le iscrizioni online, spiega il MIUR, riguardano le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie. La modalità via web potrà essere utilizzata anche per l'iscrizione ai corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali delle regioni, quindi che hanno aderito al sistema e sono Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto. Rimane valida la procedura cartacea per le scuole dell'infanzia che potrà essere effettuata sempre dal 16 gennaio al 6 febbraio prossimi. Bene, è tutto per il momento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione.
Bene, allora riprendiamo la linea dai microfoni di Radio Rete Edicola, andiamo avanti con la nostra programmazione quotidiana. Dopo il GR, tra pochi minuti, saremo al nostro spazio della rassegna stampa, dando un'occhiata agli argomenti e ai titoli più importanti oggi in edicola sui quotidiani nazionali. Alle 10:40, quindi dopo pochi minuti, praticamente una breve pausa musicale, avremo con noi il consueto appuntamento con Librimbi, che è lo spazio che dedichiamo ai libri per bambini, grazie alla nostra Rossana Battilani, che ogni martedì, anzi ogni due settimane, ma sempre di martedì, ci manda dei servizi, degli approfondimenti sui vari titoli che escono nel settore appunto dei libri e che interessano in particolare i bambini. Ricordiamo la sua esperienza di lettura presso l'edicola in provincia di Modena. Lei in realtà di mestiere fa l'insegnante, insomma, e però appunto essendo che il figlio ha un'edicola in provincia di Modena, allora presso l'edicola ogni tanto Rossana raduna bambina a cui legge favole. Una bella esperienza che stiamo seguendo ormai da diversi mesi e che con questa collaborazione arricchisce sicuramente il nostro palinsesto. Dunque, pochi minuti dopo, quindi Rossana, intorno alle 10:50, 10:55, avremo con noi Amilcare Di Giuni nel primo intervento di questo 2017. Con lui faremo il punto su vari argomenti, sicuramente ci sta l'articolo 8, poi un commento sulla vicenda del Cartolina Day e il tavolo di trattative che dovrebbe riaprirsi a metà mese. Non ci sono novità, naturalmente, ma vedremo un po' se intanto non sono uscite delle notizie o dei fatti, segnalazioni, opinioni.